Buonasera, buonasera a questa serata di trasmissioni di Libri.tv, serata del 20 luglio 2012. Questa sera cominciamo con una virgola un po' diversa dal solito, in quanto per motivi tecnici il collegamento è solo telefonico, come potete vedere. Chiaramente ringraziamo tutti coloro che sono collegati e che vedranno appunto in registrata queste nostre trasmissioni di Libri.tv dal sito. Questa virgola vorrei oggi intitolarla, se così possiamo dirla, la trattativa parziale di ricostruzioni e riflessioni. Si tratta ovviamente della trattativa Stato-Mafia che in questi giorni imperversa un po' sulle cronache, è un gradire, un grandire e anche in modo abbastanza conflittuale tra poteri dello Stato. E io volevo, diciamo, azzardare una piccola, breve, parziale ricostruzione e poi darvi alcuni spunti di riflessione. Saddam Hussein fu catturato grazie ad un'informazione pagata 25 milioni di euro. Sappiamo che fu ostacolata l'opzione morbida dell'uscita di scena pacifica. Sappiamo che si mentì all'ONU facendo credere con prove false che l'Iraq fosse in possesso di armi chimiche e questo pochi lo hanno denunciato e lo denunciano tuttora. Ma sull'utilizzo di un informatore prezzolato nessuno ebbe nulla a che dire. Bin Laden fu catturato qualche anno fa, anche grazie a un informatore che è improbabile che abbia informato assumendosi un rischio notevole gratuitamente. Passiamo all'Italia. In Italia, quasi 35 anni fa, Aldo Moro, in mano alle BR, fu lasciato morire senza che si tentasse di attuare un contatto, diciamo, ufficiale richiesto dalle BR stesse con lo Stato per valutare la possibilità di uno scambio, la vita di Moro in cambio di alcune concessioni, anche riguardanti la libertà di alcuni terroristi delle BR allora in carcere. Si scelse la strada della cosiddetta fermezza, si disse, venne chiamata fermezza, e quindi la non trattativa. Poi Moro fu trovato ucciso dentro un'automobile. Poi ci fu il sequestro Cirillo, un altro esponente della Democrazia Cristiana, di poco successivo al rapimento Moro, in cui la condotta fu ben diversa rispetto al sequestro Moro. Fu la stessa DC di allora ad entrare in trattativa con le BR. E Cirillo ne uscì vivo. In tal caso la trattativa destò molto scalpore, soprattutto perché si scelse un diverso approccio alla questione rispetto all'allora recente sequestro Moro. Passiamo al 1980, sequestro del magistrato Giovanni D'Urso da parte delle BR. Contestualmente ad essa si scatenò in Italia un periodo di attacchi gravissimi alle istituzioni, rivolte carcerarie, eccetera. Si avviò una trattativa tra Stato e appunto sequestratori e con una strana coincidenza di tempi venne chiuso il carcere della Sinara, un carcere speciale, termine, espressione che non suggerisce nulla di buono. In seguito D'Urso verrà liberato anche per l'intervento, mi sento di ricordare, di dire, di Marco Pannella e dei radicali. E passiamo all'inizio degli anni 90, l'Italia viene colpita da una serie di attentati e bombe fatte esplodere a Firenze, Milano e a Roma più volte. Poi, sempre in quel periodo, furono uccisi in attentati Giudice Falcone, Borsellino, ci sono delle ricorrenze importanti in questi giorni, vari agenti dei servizi di scorta. Insomma, uno scenario reale di attacco alla comunità intera. La giustizia italiana, notoriamente intempestiva, non sembrò essere puntuale ed efficace, quindi pare emerga dalle epocali recenti inchieste, pare appunto si sia attivata una cosiddetta trattativa tra mafia e Stato. Per ottenere la fine di una stagione di violenze e terrorismo stragista, dicono le procure, si concesse ad alcuni detenuti per mafia, un trattamento carcerario meno rigido di quello che fino allora avevano subito, e parliamo dell'applicazione del 41 bis, che è un regime carcerario particolarmente rigido. Questa nel momento è l'accusa riguardo appunto alla trattativa Stato e mafia. Poi
quasi un marchio di infamia. Beh, io penso che se questa trattativa è stato l'unico strumento per far cessare una stagione di attacchi terroristici e stragisti, peraltro già peraltro, scusate, ma non riesco a leggere perché sto. Dunque, attacchi terroristici e stragisti, peraltro già programmati, alcuni non furono realizzati, alcuni per fortuna non si compirono. Non c'è stato, appunto, se solo questo è stato, non c'è stato nulla di infamante. Lo Stato italiano ha agito con i mezzi che aveva a disposizione, purtroppo miseri, soprattutto sistemi mezzi di repressione e di indagine. I singoli che trattarono non emerge da queste indagini, probabilmente parziali, vedremo gli sviluppi, non emerge abbiano ottenuto vantaggi personali, cosa che avrebbe aperto scenari del tutto diversi. Ecco, forse su questo occorrerebbe meno moralismo. A proposito di benemerite trattative, diamo il bentornato a Rossella Urru. Questo è quanto oggi volevo appunto suggerire come riflessione su questo argomento che è particolarmente acceso. È una virgola un po' particolare, come potete vedere, anche fatta con strumenti un po' precari. Passerei rapidamente alla illustrazione del palinsesto di questa sera. Dopo la virgola del direttore, alle 21:15 avremo lo spazio Certi diritti. Il tema sarà matrimonio gay in casa Marvel, quando la fantasia è più avanti della realtà. Questo è uno spazio Certi diritti curato, come sempre, da Riccardo Cristiano. Ci sarà appunto una conversazione con Andrea Gargano. Alle 21:45 a tavola con la psicanalisi, un argomento molto, molto interessante, l'introduzione della psicanalisi in Cina. A tavola con la psicanalisi è il consueto appuntamento tenuto e curato da Giancarlo Calciolari, che intervista in questa giornata Diego Busiol da Hong Kong, dottorando in psicanalisi. Alle 23:15 liberi al pub, democrazia all'interno dei partiti, dal matrimonio gay alla linea politica da seguire. Dibattito con Enrico Fusco, responsabile diritti, cittadinanza e immigrazione della segreteria pugliese del PD, Claudio Sterzi della Giunta di Radicali Italiani e Sergio Rovasio, fondatore dell'Associazione Certi Diritti, conduce Marco Marchese. Alle 23:15 appunto è prevista la chiusura delle trasmissioni. Io vi ringrazio fin d'ora. Ringrazio tutti coloro appunto che seguiranno queste trasmissioni. Ricordo che Libri.tv è un'associazione che si sostiene da sola ed è ovviamente gradito e anche utile per il funzionamento di tutto quanto l'organizzazione, che vi iscriviate a questa associazione, e tutte le indicazioni le potete trovare sul sito. Ringrazio ovviamente per la regia Donato Volpicella. E vi rimando ovviamente alle trasmissioni di Libri.tv di questa serata, che continueranno con lo spazio Certi diritti.